domanda Fulvio Storbara. E a me spetta invece il compito di illustrarvi un po' i contenuti di questa serata, che sono un po' atipici, direi. Voi penserete di essere venuti, che ne so, a teatro? Ma probabilmente non sarà teatro. Siete venuti a una specie di Zelig? Ma assolutamente. Pensate di essere venuti a passare una seriana musicale? Per un 20%. E che seriana sai a lo aver mandato? Beh, sarà una serata, come ho già anticipato, particolare. Innanzitutto sarà un teatro sperimentale, anzi direi che chiamare teatro sperimentale quello che faremo probabilmente è un eufemismo, perché non abbiamo rubato nulla a nessuno, non abbiamo inventato niente di nuovo, però quantomeno sarà un qualcosa di originale. Rappresenteremo la Cenerentola che io ho scritto a suo tempo in senese, naturalmente, rivisitando la vicenda, genovesizzandola, nel senso che ne so, quando si fa da mangiare, non si fa da seguire i cannelloni o la pasta alla matriciana, ma se fa i raglio e prendete con questo. E di conseguenza sarà una Cenerentola nostra, in un paese ideale del nostro entroterra, naturalmente. E la leggeremo in rima, così come è stata scritta, la adatteremo alla situazione, alla circostanza, e la leggeremo a quattro voci. Se voi avete letto la presentazione di questa serata che appare sulle locandine, appunto la locandina recita Cenerentola, rivitazione della celebre favola, letta da quattro protagonisti e due mimi. Ecco, il bello della serata, direi, l'attrazione, il fulcro, saranno senz'altro questi due personaggi. I mimi, beh, è inutile che vi dica cosa faranno, non parleranno assolutamente, ma mimeranno e vivranno le situazioni che man mano noi andremo a suggerire, leggendo naturalmente. Leggeremo a quattro voci, ha detto. E ci saranno appunto quattro lettori, due maschi e due figge, così come all'asilo si usava una volta a metà toi, figge. E io farò la parte più o meno del narratore. Ci sarà l'altro maschio che farà la parte del ora del principe, ora del re, le parti maschili, insomma. Una voce femminile darà invece vita alle vicende, alle situazioni della regina, da Muienia, cioè del protagonista, in quel caso più anziano, anzi più anziana, perché sarà sempre comunque un protagonista femminile. La parte giovanile la farà un'altra voce, naturalmente. Ecco. È un esperimento, anche per noi è un po' una scommessa. Noi giudicheremo il nostro operato, il nostro sacrificio, diciamo, che se l'abbiamo fatto volentieri, l'abbiamo fatto con tanto amore, con tanta dedizione, però è da frevà che prepareremo sta roba. Quindi se sarete contenti e soddisfatti, vi prego, comunque non sarò io a dovervelo dire, di applaudire. E se magari storcerete un po' la bocca, applauditeci lo stesso, perché se dunque a Pegnatri crollerà il mondo. Poi magari da parte non di anche, però che qualcosa, le critiche le accettiamo, perché dopo tutto si tratta, come ho detto, di un qualcosa di sperimentale. E come tutte le cose che si sperimentano, naturalmente c'è sempre qualcosa, qualche angolo da smussare e da limare. E come se chiamiamo Pegnatri? Se avete letto la locandina, ci chiamiamo i Barudda. Barudda era ed è tuttora una delle poche maschere genovesi, e anzi più di una maschera è un burattino. I burattini sono quei pupazzi, contrariamente alle marionette che si azionano con i fili, che vengono animate dalla mano verticale. Si chiamava così il burattino perché appunto proprio quel telo, quella stoffa che ricopriva il corpo, che poi andava a coprire proprio la mano del burattinaio, sì, se puoi dire,
si chiamava appunto Buratto, e da qui il nome di Burattino. Ma Barudda è la tipica maschera genovese, e il Burattino è quel burattino che non so se molti di voi abbiano visto questo tipo di teatro. Barudda e Pipia, che si danno sempre botte da orbi. Barudda è quello con il naso bitorzoluto, la faccia rubizza, cioè sempre in brego praticamente, ha una barba a tutto viso e un cappello sempre di quelli GE a reversa, tanto per intenderci alla Napoleone. E da sempre bacchè da orbi. È un personaggio tra il bonario, un beninù, l'arguto, il perspicace, via discorrendo. Normalmente quando una persona è un po' tarda, oppure si fa manovrare da altri, appunto come è nei elicotteri. Ci deve essere, togli l'eco, non so. No, l'eco, no. Fede alla tecnologia. Dove resto? Al Barudda. Allora, gli altri, appunto, quando una persona è il prototipo dello scorbutico, di Bellino, che diciamo quella in Barudda, soprattutto quando si fa manovrare da altri. Ma Barudda, in effetti, è anche arguto, perché Barudda, il nome, deriva da un termine arabo, barud, che vuol dire polvere di cannone. Quindi uno è un po' irascibile, perché si accende molto facilmente. Tanto la via che poi un picca bacchè da orbi. Ecco, io penso di aver esaurito questa introduzione alla nostra Cenerentola, anzi Gedivan Cenerentola, e vi dirò anche che si tratta di 10 atti. Brevi naturalmente, la durata complessiva è di 1:20, 1:30 circa, a seconda delle pause che faremo, e idealmente alla fine di ogni atto noi avremo bisogno di prendere respiro e di rivedere certe situazioni, per cui idealmente si chiuderà un sipario e voi dovete far finta di non vederci mentre noi se prepariamo per l'atto successivo. Come in ogni commedia che si rispetta, l'inizio dell'atto successivo sarà anticipato da un colpo di gong. Adesso è un po' che non fanno, eh? Non mi ricordo quando andavo a vedere Govi a televisione. Duravano di quarti d'ora gli intervalli e non vedremo l'ora che suonasse un gong per poi va di che fa l'atto successivo. Ecco. Ci sarà poi un intervallo, questo effettivo, canonico, di una 5-10 minuti alla fine del quinto atto, quindi esattamente a metà. A questo punto andiamo a presentare i vari protagonisti della serata. Chiamerei, siccome abbiamo anche l'ausilio di un valente fisarmonicista per la colonna sonora, Antonio Arado. Antonio ci accompagnerà in questa avventura, naturalmente con musiche prettamente nostre, decisamente nostrane, di quelle che sentivo cantare magari in Giostaie e che probabilmente si sentono anche di rado. Poi abbiamo, siccome siamo una compagnia con tutti i crismi, abbiamo anche una costumista, rumorista, gonghista, ed è Marta, il cognome, Cambiaso, Marta Cambiaso, lo studio da due giorni che mo studio che non rumeno per la testa, vabbè. Poi ci sarebbe anche una direttrice di scena, perché senza di lei ci siamo resi conto che non si poteva appunto andare in scena. Questa volta il cognome non ricordo. Anna, il nome, Bolcano, il cognome. E poi ci sono coloro che leggeranno questa vicenda. E cominciamo da chi mi accompagnerà, chi sarà la mia
compagna d'avventura proprio a stretto contatto di gomito, la signora che sarà la più anziana della compagnia, Marisa Ganci. Allora, tanto che HPise non è la più anziana della compagnia, farà la parte delle persone più anziane. E invece chi farà la parte non come voce femminile ma come voce maschile per le persone più anziane sarà Mino Dignone. Ultima voce, naturalmente la vedrete anche dall'aspetto, non poteva che fare Figette, Soigne, eccetera, eccetera. Roberta, ho un cognome che mi non mi ricordo mai, porro. Ah, Parodi, Parodi. E poi ci sono loro, le vere stelle, le star della serata. Perché saranno loro al centro dell'attenzione e sarà compito loro farvi sorridere. Quindi, in poche parole, se la serata sarà sfavillante, sarà merito un po' di tutti noi. Samme di angoscia, sai, a solo e esclusivamente colpa sua. I due mimi sono Sergio Gatta e Luca Cambiaso. Poi che sei anche una presenta, ma a me non mi ricordo più come si chiama. Come ne chiama? Ninetto Durante. Ecco, voi Ninetto Durante. Grazie, grazie. E all'antua, andiamo a cominciare. Gedivan Senerentula, personaggi resta fuori. Margherita, poi Senerentula. Ah, protagonista. Le Chandri, Upue. Nettina. Amoè. Camilla. Amoienia. Carolina e Cichinin. E due sorelle. Isidoro o Shidoro. O principi. Maria Fanny. Regina. Luensi. O re. Ricchetta. Ho fatto di cammin. Che è una volta in gran signoro, in bravomo a diavete, che te fuoi normalmente i ricchi noan le umanità. In bravomo, ve dicevo, cosa si chiamava Luciandrin, o commerciava stocchefiscio norvegese, Duccio Fin. E palanche, puoi pensare, che sortivano d'intastacca e a nulla una gran fatica, ma andava avanti a sua baracca. A Mugge, a Scianettina, de famiglia benestante, a che teniva sua figura, alia sempre in vingheri, elegante, ma da tutti riveria, e da nessuno mai critica. Una signora in tutti i sensi, ca, gentile e agaiba. E an felici due consorti, tanto ciò che a loro vita alia da tempo rallegrata una figetta, Margherita. Ciapa! Che destutura lega proprio e caratteristiche più belle. Difetti ambiundi sui capelli e gianculete alea sui pelle. Eri Ciapa! Ma come spesso poi succede che ti te credi ormai a cavallo e ti te trovi tutta seme cacciosù dal pedestallo? Sceppa terribile a tragedia, come entrun quando è del su. Anettina assamautisce e avadrita o creatura.
Despeo un chandrino, uno sa se va d'un temette, e a notte queste lacrime, uno insipava anche fudrette. Ma per fortuna, il suo travaggio, che lei non poteva trascurare, la sa a me mago d'un, e ho si rimesso un caresà. Comunque, Ghea, in te quella casa ha anche un bisogno di una donna, soprattutto la figetta, che lei aveva perso anche sua nonna. In quanto pe, inda farò che più che poteva ben da matti, o le ha sempre a fare bregare al mondo, a trafegare e a firmare contratti. E così un giorno, un gran sciato t'intra da porta una matrugna, che dalla aveva due figette e a baldanza da padrugna. Alea abitua di un banchiere, crescia tra lusso e moscite. Nota come ascia Camilla, campion de rara vidite. E se figge due befane, Caroline e Cichinì, e han comodito proprio brutte, da tenissere in dei magazzini. Ve ne scrivo, ne va a pena. Lei presente nervo secco? Ma poscia, renduci l'idea, sei paragono a massa becco. E cosa l'è? Ma in due! E allora due massa becchi. Due seppetti senza forme, con de brassini e de gambette, da pace a prima vista due curiose marionette. E tra l'altro a Cichinin aveva un naso sciacchignò, qua faceva sumeggià, praticamente anche un bordò. L'altra invece, a Carolina, un naso aveva fatto a punta, ma lungo, proprio come che avesse andato poi in aggiunta. E in cui oggi tutte e due che avevano come una solala, riundi a smorti e un po' scrusenti, come un attello con sta galla. Ma mi dieva di finirla di parlare dei suoi difetti, che l'antua mi corriere altro che sta ventenga di versetti. Cittosto mi vorrei raccontare da Margherita, che lei è un fiore, ma veramente una bellezza d'incalcolabile valore. Con quella bocca cude sege, e un servitin così slanciò, son sicuro che anche Norbo se ne saieva innamorato. Per non parlare poi di carattere, mite, averta e riverente, disponibile con tutti e con tutti sempre sorridente. Ma già Camilla, ormai muegna, quella figiastra così bella, alla vienista ben buentea, sottaggio in tenarbanella. Perché Pelé è un solo luatre e due perline du socco, anche se è vorre digo e andu i veri rataie. O Luciandrin però, ignaro, o se fiava da Camilla, convintissimo che fuise ormai la muè per la sua pupilla. Tanto che, tranquillamente, volea de lungo farsi te, ma completamente oscuro da terribile realtà. Intanto, a povia meschinetta avevi sfrattato dal suo stanzin. D'ora in poi ti dormi chi in testu canto du camin. Ti dori spassapi a terra, poi la vaghe e lucidà. Tieni sempre un fuoco acceso, senza lasciarlo mai smurtare. E poi, gailetti, come stanzie da governare ogni santo giorno? Quindi, amia de destulate e de date ben da turno. E mi raccomando, non ascordate, a pranzo, cena e colazione, de mette sempre i fiori in toa e servine poi con devozione. Povia figlia Margherita, a non l'avie mai ci pensò dove fa serva in casa sua. E ci dormì su tauronflo. E patì anche a prepotenza di quelle intruse invelenie che non perdevano occasione di tia mucchetti e fa ironie. Arrivando finna a un punto de voi là, torna a batesà. E se ti vidi in mezzo a senne, ti sei a senerentula, ciabà. E così quella figetta, oltre a perdere a dignità, a si trovato in nuovo nome e pigiangio senza pietà. Però a speranza tu sei che alle a due e a nuova lui. Sacra nu, peniamo un momento da riscossa anche per me.
e me pue peneita pua ua finiada na in giandun. E quando a casa ritornia, assaglia per mia liberazione. Ma Luciandrin uno arrivava e ove scriveva: stago ben, voglio un mugio di me e me sciame noi in conven. Se vediamo per Natale, o per la Pasqua, o per San Pietro, e se non sei là per Ferragosto, prima o poi vengo in derre. Te penso sempre, giorno e notte, stammi allegra, pestumi, salume proprio tutti quanti, parenti, amici e anche i vicini. Personaggi di questa storia e anche tutti i sudditi felici del antenato di Andrea Doria, in grado quelli qua corona e con mantello d'Ermelin, anche lei in bravo German, cui rispettava i cittadini. O lei un figlio strepitoso, bello, specialmente de profilo, cui si chiamava Isidou e compiva gli anni Utrei Darvi. Ho detto Utrei? Tutte figlie d'Ureame perdevano e bave a preuale e se vicendavano anche quelle che ivano a una certa età. E nonostante a mia regina all'incoraggiasse un matrimonio, le obbediva: santa donna, ma te Dio te comprendogno. Te lo sa dito e te lo ripeto. Dimmi un po', chi mo fa fa? Son suelo, bello, questa che pinga e mi ne vegio de moi. Peligame l'han confito. Quando avevo i capelli gianchi, mi serchiò una sgarzelina. Petto abbondante, stretta dei fianchi, che mi vege tanto bene e che mi daga di figlio. Assai ho me amù e mi incompenso che raglio di tu me. Ma a regina questa scelta anuganava proprio su e a replicava: Caugido, mio capisco che a sventura ha bisogno di scialarsi, che poi avanti con le te. Non ti accio si gancia a canna e ti manca un show, l'agilità. E magari ti te penti di non aver approfittato del tempo così bello che ormai non la passò. Ma per dire, ti lo capì, te un principino ereditario e sposate, oltre a un dove, un anche un feto finanziario. E te lo voglio ricordare perché se ti riesci a sistemate una suena che te guste, naturalmente, non sciatate, ma che segge ben chi assà, intendo, calage di dinè, poremo così ti asce finanze, che non è in quei guai, a di avete. In poche paole, o me figge, non è in giù i tempi de una botta. Pensa a quello che t'ho dito, e se ti può, dagge una botta. In barlugò o Isidò o la resta lì come in salame e nonostante un mezzogiorno o sa scorda da dei fabe. Ma da me? Non me lo credevo che sostanze do papà fui sa in cura dimagrante. Che anche un tempo a rimediare. In effetti siamo estreite. E intanto bacia e alla caessa. Ma se ti riuscisse sta manovra che mi ti esce una pezza. E così dico a sa lontana. Lasciando un figlio pensieroso. Naturalmente, erano tutte musse. O le han disegno malizioso. Che a regina, ferva e scaltra, aveva da tempo architetto. Non le ha penite proprio vero quello che aveva rubato. Anzi, mai poscia come ova, parlando finanziariamente, e cose andava a gonfie veglie. E o bilancio lea eccellente. Tanto che, orello in sì, un suo nome o l'escuti, e vedi anche che a regina si chiamava Maria Fanny, voleva da ordinò a fra, a Uciante di Savignon, in veliero, cu costava quei tempi oltre il milione. Per portare famiglia in ferie e godisse o madestè. Che dana l'orba,
Tutti gli anni o non aveva ormai 50. Quindi, se ancuno lei capiu, la regina si è fissà che se figiu principi o se dovesse ormai sposà. E all'antua, messo un torreo, o se ne è convinto più re lei, con gran sorpresa di lui in sì, che, vi ricordo, fu lei a un re. Intanto in capo Lucio Andrin le cose andavano sempre peso, quei due sorastre che oramai non favano altro che sta a veso e s'astimavano come ciosse che hanno appena fatto l'uovo. E pretende anche i galletti sullo alù vagano a prevo. Misse sciuda moè a Camilla, convinte d'esse affascinanti e onde lungo di aspeggiasse a cruvise d'ove de brillanti, anfiasse camicette e aprivasse vestitin. Affin entravano in cucina e avvicinandosi al camin facevano come una sfilata per farsi vedere da figetta. Senerentola, a mia un po', a te grista sta magetta? Coste pada sculatia? A una mica troppo spinta? E o colore di capelli? Un lento loco fondotinta? E un doloroso stile te che arrivava dritto al cuore. Ma con sorriso, lei e deviava tutte sciù per femmaio. Nonostante i cattivei che subiva giornalmente, a supportava Senerentola a sua sventura serenamente. A lei ha una perla di figiola, e se anche a fava un tribulà, a non le abbona a pumelasse, e a Dio vuoi se le ligà. Ma ritorniamo da Ucidò, che a palazzo con suo moè, o discorriva di sposarsi anche su neiva poca qua. Sì, va bene, ma mia moglie dovrebbe essere eccezionale. Bella, brava, delicata e naturalmente anche sensuale. Leggiù, quei capelli biondi, ondulè, manuè rossetti. Qui oggi turchinetto, i denti dritti e perfetti. Qua pelle figlia, in scia faccia, in scia brasse, e in tu parla, a deve essere finna, a deve avere una certa classe. Ma senz'altro, da trovemmo. Che rispondeva a mia regina. A mia, che non ho alcun figlio, ganco una cosa, cara mamma, perché deve essere anche ricca, che te l'hai detto tu. Se no, non ha senso che mi spuse, non le aveva che le cosce. O cercava o principin de complicare e imbrugia faccenda sperando che queste sue esigenze rallentessano almeno un po' a partenza di questo progetto che tutta assieme o se trovò a dovei affrontare. Figiu cao, stanni tranquillo che ora te dico come fa. Inandiemo una gran festa, naturalmente come ballo. Osa conta tono orchestra che l'è stata anche in Portogallo. E invitemo tutte suene che non ha né maio né galante. Così ti porri a vedere chi le ha più bella, ha più elegante, se da quella che te fa, che segge proprio te ideale, o se ha una grande esposizione, come e vedrine a Natale. Qua
quattro squiglia di recanto, poi con voce altisonante. Sta a sentire tutti quanti, che la notizia è importante. Sai a dato un gran banchetto, riservò ai signorine, che non hanno ancora con più vent'anni, sejan dritte che mancine. Appuntamento sabuseia, a nevue radunanza, a neve mesa aperitivo, poi il primo guapitanza, e a seguì ballo de curte, cu principin ereditario, sani avanti tutta la notte, finché sta seso lampadario. Assai a questa l'occasione, e ben informo ufficialmente, che un nostro amatissimo Isidoro deve imporsi finalmente, tra tutte le dame intervenue che sai a quella che fa ya, invece andà come in figgio, e che lei promette de maia. Ah, ma scordavo, e vidue suene, ma senza figi, anche lui sono invitè. Le suo visto e approvò, firmò, lui sin, il vostro re. Non vi dico a frenesia scatenata questo invito. Tutte figge interessè, candelo letto, per far tito accaparate e me giustoffe e i veluci raffinè. Pese belle, anzi, bellissime, e da uscito deciderè. Cuscito banco di mersà, che andiamo in aspetto, che anche lei decisamente non la viene mai ci sperò. Determinando tutta semme, l'incredibile ripresa da rivendita da sea, che aveva da tempo ormai in discesa. Anche i sarti, praticamente inoperusi e rassegnè, si trovede punto in gianco a dove loa come danè. Più vestio quei balardu, chi quei maniga scisetti, e chi invece preferiva lungo e stretto quei spacchetti. E tutto questo l'ha coinvolto felicemente anche Ucaigà, anche lei in difficoltà, e più adutega ormai sarà. Che fitte quei mascarpe neve, con una punta i tacchi a filo, e che anche stetto che ha uscito, fa sei fade con cudrillo. E insomma, se ancora non l'hai capito, le bastò sta iniziativa per ridar show all'economia, che alle amarotta, anzi, ammuiva. Naturalmente anche a Camilla ha sedata subito da fa, che l'occasione è speciale da non lasciarsela la scappa, e rivolgendosi ai figette con cipiglio e autorità. Gli altri due diventiei e ci belle da si te, e un principin ulavia solo l'imbarasso mesuamento de dove sceglia chi de due fa erige in monumento, perché sei ei spettacolari, ma cosa dico, mave giuse, e all'antua fea grinta che beve giuvede giambi si use. Questa ringa cuscicada alla mando in orbita i due se, che se son convinte, ma veramente desse due arrobacche. Ma come dice anche un proverbio, l'ase qua selle ben bardò, non ti può chiamare a cavallo, ma solo ase mascherò. Cusciste due, che evan anche, e gambe storte, e in cipe e ciatti, coverte d'ou, sai restè comunque, e sempre due rabatti. Sì, ben, però è andalo da. Per quella determinazione de voi luttare con tutte le forze per migliorare le condizioni. Ma chi ha da dì che questo scillo, questo grande invece andasse? Per Cenerentola, uli ha solo i motivi ciù. Per ammagonarsi. Lei che ormai ho vesti buon, o doveva per l'ova, asseva ben che quella festa, a sapeva solo immaginare. E abitavano anche in giro. Cenerentola, tu sei che ne altre due, sabuseia, femmo devuto in società, che so io tanta bella gente, non ti puoi venire a scì. Ah, ma sa, non che pensavo,
non tiene scarpe né vestì, e poi qua belle cuci sporca e muoia la peda pulegrina, ti tocci ti pegun pure alle lessi un demo mi spesa nina. E an questa abitualmente e mucateaci ricorrenti accompagnata a faturisi ed altri perfidi commenti. Ma arrivemo un grande giorno, avesci visto l'anscietà che regnava in quella casa, quei due figge e moscionè. E proprio all'ultimo momento pensa un po' a Carolina infiandosi un vestì. Ma come sta di naftalina? Oh, mueca, ma mi non posso sciurtini in casa con sto du. E da me chi che t'ho destendo? Con essa anche se su? All'estetta tutta curva a te. A che dice poi a sua figiastra? Ti dovevi immaginato, ti hai fatto chance a te sua astra. Se non sbaglio, ste ballette, ti glemmi se proprio ti. Sì, lo so, ma già Camilla, me l'avevi detto voi. Va bene, ma tu sapevi, mi non posso pensare a tutto. Tieni una bella schiena dritta, non ti vagi in pisalutto. E cosa è un pisalutto? Ah, ma quando è vinto il puè, ne riparlemmo, signorina. E ora, a levite di chi, e sarà forza da cugina. Se ne rentola, Avilia, a seretti anto suo recanto, e a se lascia poi pigiada, ininterrotto e triste cianto. Intanto Ussulia tramontò, lasciando un posto all'imbrunì, e de l'aima da Migelle se preparavan per sciurtì, e antite trilli trilli, e de prima chi tu adiava i te, sai imparsue anche discrete, comunque viste d'audere. All'improvviso vibra l'aia con due corpi de battaggio. A Muienia se precipita e l'ingia porta a trova in paggio. Scià Camilla, buonasera, come scià vede siamo qui? Se scià ne manda su e sue figlie, siamo pronti per partire. E io vi mostro un bello cocchio tio da quattro cavallin, dopo aver fatto naturalmente in doveroso e dubbio in chi. Forza, andiamo che la ua! Ma non c'è bisogno di criar, perché sirene se precipitan pronte a fase scarussà. A Carolina, che lei è in testa, a parte come una saetta, non accrosendosi du paggio che, senza guai, uge fa gambetta. E a te pigia una schenà proprio un tospigo da portea, che tra l'altro si desganga e a casa de su tancia passea. Scià me scuse, signorina, no parole, scià sta ben. Oh, non niente, solo in du, ma leggero, chi da ore? Intanto amo, è tutta sciata. Oh, signor Cao, un me bambin, e non muime proprio uova, che se no, te sali un mai. Ma dopo un rapido concerto, avvenuto tra figge e moi, so arrivai a conclusione che non vi ha motivo di ansietà. A ti un sospiro, ascià Camilla, da più se gira da Cicchinin. E mi raccomandoti, stagni attenta e non ingambati in tiscai. E lo so, che pigio gusto, o riesciria con un po'. Ma mi dispiace perché due figlie se esase te sciulando. Ciocca frusta, i cavalli partano. E se ne rento la sciunca, alle sempre c'è Avilia e a se sciuga gli oggi cuscosa. Senerentola a malucali da un camin. In tu silenzio se sentiva solo gussato lavandì. Plin! Plin! Quante cose che passavano in ta testa e pia memoria,
E ripensando poi a Moè, ritrovava un po' di gioia. Riviveva i primi anni quando lei era un figetta, che la nava sua versava l'intestino. Sì, perché alla via usciu contaghe tutto e lì cuscive dei case lunghe intera ed invidia quale mui. Ma una voce dentro che diva: Margherita, per piacere, lo ruinà tutto. Mi raccomando, stani sitta, che un momento che ti aspetti uno l'è poi così distante. Alla tua non avete sprescia e non fate vede esuberante. Al tempo stesso le due sorastre, o a che egue sia anche al me, sciurtiamo a piana catà, siamo portati vicino a lei. Ti sapesci, caso regna, che sei anni mu passò, se siamo proprio de muè. Anche se ne apre non scartò. Mia, in sciatoa che ave qui. Carne, pesci, precinsea, banane, meie, frutta secca, e amaretti quani sea. E da veie non serviu, in vincule a nacanunà. Cichinin, digalo un po', me sun mesa in briega. E l'orchestra, ma che bravi, in successo strepitoso. E aina l'organetto, cucinava in modo favoloso. E poi le uigidò, che ci bello non se peut. Mia, una fête balà tutte, una testa in su se che. Quando me tu cova mi, non le vea cichini. E ho mai tanto emozionà, che le veniu crescenti. Ma leo l'estetto in gentilombo, e ho mai dito: signorina, c'è se ben vengo tu d'ego, qui na preva na spirina. Poi però, non l'ho ci visto. Forse ho la stanco, o indisposto. Ma tu sta che, per consulame, ho mangiato un rampo di rosto. E già poi là, poi quell'altra, per finì qua mucchetta. Pecco che non ci viei, ma non ti te puoi vi presenta anche un sesso dei signori vesti a cusci, come in strasun. Da vien misa in cucina, a strigia qualche cadeon. Poi se giam su di state e s'allontanano in pettie. Se ne rento la leattage, ma drento che a senerie. E intanto sciu castello, non vedigua del giun, cusci dopo li ha un ritratto da ciu gran disperazione. Ma perché ti te ne aneta, senza manco di monu, senza manco saluà, senza di perché o per come? Scusito, non si mentate. O consolava sua mamma. Ti vedi che a fin da fuori tutto quanto si aggiustia. Ma regina a diaveite, a lei bandia ogni cavello. Tolli, le ha proprio lo tabunga e a la joa come no gente. L'è possibile a sto mondo che non ne vaghe mai ben lunga. Non fate mica a sperlingoia che mo sempre sta sfortuna. Ma mi andò figlio a magunò, a te la guanta e tutta semme. Me venì un'ispirazione. Cianta lì de dide già stemme, che tra l'altro in signorin un odore è mai proferì. Forza, susciti a caruba e stamme ben in qua sentì. Me meraviglio veramente di non aver che pensò prima. Ora però sono in te canne, perché non so come fa a rima. Ma va bene, lasciamo perdere. In poche parole, a soluzione, alla levo de Columbo, ne femmo un altro de veglion. Ma però, se le ha ritorna, gli avverti, me caufre, se sa femmo ancun scappà, e siamo proprio a Belinè. T'hai ragione, mi ha un po' levea, che risponde un principin. Organizziamo la pesabo, che mica qualche problema, eh? Niente affatto, li n'andiemo. E ancun ci bella questa volta. C'hanno subito l'orchestra. Allora, su, demo che una botta. Ecco, sci, se mette in moto tutto quanto l'apparato. E in ten lampus, in tu paese, non se parla proprio d'altro. Sciorte torna da iermai, i vesti musci e parir ci belle.
e ricominciano a sperare tutte le figlie ancun zitelle. A questo punto Ali Saturno o periscopio. Stavolta prima di partire vanalizzo o microscopio. Aggrediva con baldanza a Carolina e a Cichinin. Alla l'ultima occasione per calappiasto principin e vedo vedive perfette dai cavelli fino ai piedi. E mi raccomando, grande stile e se gay ci duci della me. Ma ricordi che due praticamente o sei manzà, non sei in servia niente perché avevi vinto quella là. Ma ci ben, tentà bisogna, e poi tra l'altro a diavi te, non capiva manco via, de se torna lì a se te, a quella tua straripante delle cornie e de vimbum, che a Carolina sa, a pensava, de sciurbine in buti giù. Teta in buti giù! Invece a nostra capigina che veniva anche quella ricchetta. Chissà se stotta ma giudia qua sua magica bacchetta, permettendomi così dalla turno grande ballo. Per me rivede l'Igidò usai un bellissimo regalo. Bene sabo, stessa scena come quella raccontata, però senza l'imprevisto. Mi riferisco a Strasunaca, a Carolina, all'aveva detto prima di poi montare in carrozza. E andiamo quindi sul castello, dove Gheasa a festa grossa. Ma stavolta, ancun ci bella, come aveva detto a mia regina. Difetti, di orchestre, che ne ha due, una, addirittura veniva da cinna. E poi acrobati, mangia fuego, equilibristi e ballerini, e inscettoe ogni ben di Dio, e naturalmente tanto vino. A dove va e se per uscito, a sei anni decisiva, e anche un reo le ansce spine. Ma a Lugancu? Quando arriva? Mia Luensì, lo stanco scià. Che rispondeva sua moglie. Magari avvenne un po' più tardi, ma l'arriviati, vedie. O principin poi a capì, o toccava a mano a tutti quanti, ma a mia andu fisso sempre a porta. E o sedentava fino ai guanti quando, vedendo un trade figge, tiando il collo dritto un pe, o s'accorseva canughea. Arrivano tutte, fra che le... Ma son den ghirlandasi denti e impreca sui, finalmente se ne rentula all'enchalure che muscai. Ovviamente le ha successo, e che poco ha indovinato, che ha fatto ad un camin a se a turna presenta. Stessa scena mi ripeto, e stessa identica magia, e la turremo lì, a un castello, pigna de gioia e frenesia. L'Igidò che va incontra, cui è gente in brillante, dando in caso finalmente ai tormenti anche te. E non servono le parole, perché ora parla o che i columbi s'usa in vista, felici come due figli. Naturalmente invitè amiavano tutti e solo lui, che continuavano a ballare con trasporto e con ardù. Le è evidente che il concorso se poi va di quelli ha finito,
e anche Figge Giustinelli van purtroppo ormai capito. Comunque la festa continuava, che l'allegria do principina le è stata contagiosa, coinvolgendo Ciancianin, tutti quelli che han presenti, compresi i cari qui con me, che hanno incominciato a ballare quei galanti e quei mugè, e perché invece le affantine o la esse uscito da una cianta, per se più non le ha un problema, le ha come in sciaffea dell'acqua santa. Se sa che io e ci belle che tu riesci a fare due camminano sempre in cuncia l'esta, tanto da fata resata, quando poi ti scasò il tempo e ti t'accorsi di essere in fondo. Oh, mueca, non è possibile, devo scappare, porco del mondo! Così dice Cenerentola, quando sorpresa e dispettia, a s'accorsa all'improvviso che la sua avventura è finita, perché ormai è a mezzanotte. Ma i due ciocchi, o campanù, o non leva detti tutti, qualche secondo che è ancora. Scusa un attimo, Luigidò, passo un salto in scia veranda, devo usciciare solo un naso, fanni il malo con l'armanda. A fanni chi? A ti a fare un bandino, e a sare ti a sciucugiolo. O campanù, o le un nono ciocco, e le a sto punto, a piccia o vuoto. A sta ribatta su pescae che ci imposta rompe un collo, a perde anche una scarpetta ma mantiene il suo controllo, finché a riesce a infricciarsi in te ci spuglia un po' più là, proprio quando è mezzanotte alla finio di recioccare. L'incantesimo a sto punto naturalmente la svanio, lei a raccoglie i suoi strassetti e ai suoi sogni a dice addio. Licidò un impaziente. A se a me ti asciusciò un naso o a fa un panduse con crescente? Poi che tenia in dubbio atroce. Me che gioco marmelin che anche stotta ma fregò e a me la messo un tristupin. O se precipita così come in raso un sciate rassa, ma da figia manco l'ombra e intervenne un sangue o se ingiassa. Ma resta solo un fide voce per fa gente e dà l'allarmi. A Gitema ritrovava, avvisè anche i gendarmi. Sa presenta intanto in paggio con una scarpettina in mano. Alasso, su strasse che io, cerca l'ancun fino a domani. Cusci tutti si improvvisan, investiga tui privè. Chi cercava qua lanterna, parando vento cugiacché. Chi amiava su dei custi e chi scrutava dai barquin. Ma fin da fuori nessun indizio. Puoi immaginare o principi. Se a volta prima li ha distrutto, ora li ha non rovinato. E a sentire lo barbuttare, poi va messo a sciacquello. Anche i meghi disperavano e non si van d'onde sbatte a testa. Una cura è pura che deve essere, che la dovevamo trovare all'estero. Ma giusta terapia per quello che ormai ferio alle aridente. O sei van tutti che o sue notin sai a guarire, solo quando in te sue brasse o l'abbia posciuto strenze ancun, se ne rentula o se amore e mette fin a se pasciù. Intanto i giorni s'ariguavan e li si dole a sempre peso. Poteva proprio l'impressione di una barca senza leve. Finché da seia, dopo segna, al suo fido con si c'è, assunde il premio suo cervello, che ben idea, lì, in seguito.
Principin, se ci permette, vorrei dare un attimo già a scarpetta che ha figiura. Ha perso non può scappare. Te, e ho caporse meschinetto, e si teneva sempre in sé. O non se unico ricordo, a ci riguardo, trattila bene. Fucù si ge, o a pigiama, e l'osserva attentamente. Poi o agia, o a regia, e sciaffi. Ma l'è evidente! Ecco, seguiu, scia la mie! Sciaffe, vede anche buscia, che in chi drento a questa scarpa, non tutti i peghe per amintra. Anzi, dieva che a padrunga di questo bello gioiellin aveva un pe speciale, decisamente mingerlin. E all'antua, se convochemo ogni danno signorina, che la intervenì al ballo, mesurando che a scarpina, prima o poi o troviamo, o pe giusto che cerchemmo. T'hai ragione, non che pensavo, ma mia un po' son proprio scemo. Ecco scisa l'indumant, rispondendo a un nuovo appello, ganastropia de figioe in fila indiana, do cancello. Pare all'ultima cartuccia che viene anche un po' sparà. E naturalmente non mancavano le due sorastre qua, mamma. Avanti a prima e nur un sé, dice da porta un fatturin. E quando viene un vostro turno, va se tenso careghi, ve le va scarpa dritta, e porse il pe o ciambelà, cu faglia e mesia swing direttamente questo e ma. Se dato inizio a questo punto a una curiosa procession su te io ci duci dou cu nascondeva le motion. Una, niente. Due, pesa. E cuscì tutta la giornata. Non ghi a te che quella scarpa o può se fa se l'anfriccia. E anche quelle che un pessing le iban curto e affusulò se hanno resa l'evidenza e un principe le ha disperato. Ma la c'è un mecca ufficio se muè a cercava de mia gala che se non l'è venuta a lei se iemo gli altri a destanala. E all'occasione se mette in moto una specie di rastrellamento. Difetti l'ordine o le ha quello d'entrante ogni appartamento e fa privà quella scarpetta a qualunque figia fuisse in ca. Bella, brutta, grassa, o magra, qua gamba lunga o rincalcà. In modo da tentare tutte, per ansia fino a compimento, che oramai questa vicenda apeva fuori un sciume spento. Casa in casa con gran scrupolosità in via d'Urella in swing ma ne sanno di pe n'infinità e dopo avvenne vicino senz'altro almeno 2 o 3 mila e anche se fe manco un stacchi e piccando la porta da Camilla. Benvenuti, veni avanti che me figlie de là che vi aspettano ascimanti mi sei Eva sua mamma. Sì, va bene, risponde il capo di quell'esausta spedizione. C'è nei porti che aspediglia che procedemmo a mesurazione. A Carolina e a Cichinì si presentano sorridenti, ma in effetti a dire te ti hanno su 1000 accidenti che per quella prova estrema che a tu pensè, meschine, li mase e unge e die e carcagne e poi le avei un po' più piccine. E non ve dico di tormenti stoicamente su pur te, ma per un successo, questo ed altro, le è una questione di dignità. Allora, chi vuoi provare pa prima? A Cecchinina se fa avanti, timorosa tu so che, ma qui oggetti accattivanti, che se sa, in questi casi, sorientuti a rufianà. Ma sentenza, a lei impietosa. O per, uno l'intra, uno che va.
e ho a tua Carolina che si accomoda baldanzosa. Effettivamente tra due sue lei è quella più ambiziosa, ma il responso anche per lei o lei è negativo. Noi che siamo ne dispiace c'è Camilla se ci permette se ne andiamo, però prima della chiave dovevamo vedere se Bianco in questa casa chi poteva partecipare a questa selezione. Nessun'altra, cari signori, siamo tutte quante qui. Sciame scuse, non riesco a sbagliarmi e a me pa proprio così. Ho intravisto di là una suenina che spassava. Oh, ma quella è la servetta, alla conta. Sì, alla brava, ma poi staccio che tranquilli che ho gran ballo le alughea. A tenimo perché in te alla una mesa rebelea. Mi dispiace, scia Camilla, ma l'ordinanza parla ceo. S'ha da provare con tutte quante. C'è mela un po', ci deve bel. Va ben, va mandando scia teve. Scia Camilla si ampetta. Ti me senti, Senerentula? Vieni subito di sa. La figura, tutta tremante, a sa vicina Ciancianin. Scia se sette per piacere, e scia se leva anche i scapini. C'è un pezzo interessante, così piccino l'ho anche visto. Speriamo se c'è l'otta buona, po' d'ama, o questo Gesù Cristo. E così dicendo il ciambellan, ripete il gesto ormai consueto. E quando il peo va fino a un fondo, c'è un po' s'allunga un sciù tappeto. A Carolina vegne verde, e la sarà in baci chinin, che le arriva a suo muè, che le alivi pettia il stampin. Cenerentola a Seisa. E va bene, potevo dire, quella dama misteriosa, ho confesso, è proprio mio. E in tuo medesimo momento si sente a voce da ricchetta. Questa figgia a lei speciale, e con un colpo di bacchetta, gherida con suo splendore. Cusci il principe o vedià, che è lei il suo grande amore. E che spero lo sposia. Senerentola, cioè Margherita, l'accompagnano al castello. E uscito appena lo vede, o fa scritto un sciola velo, per pigiare lì un rilancio e cacciasse testa e cu, su pescai e te se brasse. Per piacere, non scappaci. Questa volta te lo prometto, son venuto a pestare con te, tutta la vita se tu vuoi. E tu me lo domandi, o vedi sì? E lei inutile che ova, ve contemo poi come la è neta. Anche a morale di sta foa, me pari è, a lei fitu feta. O preso min, qua cattivea, a lei monea de bassa lega, che non l'ha nessun valore, e prima o poi, tu sei, a te frega. Le ci ricco de seguiu chi ha pazienza e umiltà. Beati quelli che han ste dosti, per anciamasse a fortunetto.